Allora, il primo relatore è Enrico Caldari, esperto di marketing, nuovi media e ricercatore indipendente. Dal 2005 si occupa di sistemi monetari e dal 2010 è anche divulgatore, rivolgendosi al pubblico con una serie di conferenze intitolate Che cos'è il denaro? E la sua pagina Facebook Caldari Report. Caldari Report. Si laurea in scienze statistiche a Bologna e insomma fa un sacco di ricerche e lavori interessanti. Non stiamo qua a fare gli ampollosi. Lo facciamo venire sul palco e lui vi spiegherà che cos'è il denaro. Grazie a Grazie mille Federico, grazie a tutti. Devo dire che anche per me è un'emozione particolare parlare di fronte a tutte queste persone, però dirò la verità, penso che mi divertirò un po' e farò divertire un po' anche voi. Come vi ha già detto Federico, io nella mia vita ho fatto tante cose, come tutti voi, diciamo che mi sono dovuto ingegnare per guadagnare qualche soldo per vivere. Anzi, inizierei proprio facendovi una domanda. Chi di voi ha bisogno di soldi per vivere? Alzate un po' le mani. Allora, cambio la domanda. Chi di voi non ha bisogno di soldi per vivere? Non vedo nessuno, ok. Bene. Io nel 2005, vedete quella data scritta in piccolo lì, ho iniziato proprio a occuparmi, non tanto dei soldi che stavo facendo, della quantità di soldi che stavo facendo, ma della qualità dei soldi che stavo usando e che tutti noi usiamo, cioè della natura del denaro. Quindi ho iniziato ad approfondire il tema e qualche anno dopo un po' di persone mi hanno cominciato a chiedere di parlarne, ok? Di parlarne in giro e per questo ho messo insieme una serie di argomenti che negli ultimi 10-12 mesi mi hanno portato un po' in giro per l'Italia e anche addirittura in Inghilterra, parlando di una serie di temi legati al denaro. Io parlo ad esempio delle origini del sistema monetario, del perché la natura del denaro è connessa all'attuale crisi, che è una crisi economica, sociale, ambientale, aggiungo io pure spirituale, direi, e anche di come cambiare il denaro può essere una soluzione, se non, a mio parere, la soluzione, la prima soluzione. Ora, visto che si suppone che tutti noi che usiamo il denaro conosciamo cos'è, io vi faccio una prima semplicissima domanda. Chi crea il denaro? Allora, c'è questo ragazzo qua davanti che sono sicuro che ci ha provato a stampare qualche banconota nel suo garage, però sicuramente il tabaccaio all'angolo l'ha beccato subito. Ci ha provato, eh? La risposta giusta ovviamente è le banche centrali, ok? Chi crea il denaro? Sbagliato. Allora, ecco, qui già mi pare di capire che bisogna approfondire un attimo il tema. Allora, quello che vedete lì è una esemplificazione grafica semplificata della quantità di denaro che circola attualmente nella nostra società, quello che tutti noi usiamo, ed è diviso in due parti, vedete? C'è una parte verde piccolina e una parte verde scuro più grande, ok? Cosa sono queste due parti? Allora, la parte piccolina in verde chiaro sono le banconote create dalle banche centrali. La parte in verde scuro invece è il credito. Okay. Cos'è il credito? Il credito creato, diciamo, erogato dalle banche commerciali, dalle banche private. Allora, vi faccio una domanda. Se io e il ragazzo qua davanti che ha avuto problemi col tabaccaio abbiamo una relazione di commerciale, io ho un credito nei suoi confronti. Okay? Lui cosa ha nei miei confronti? Dunque, se quel 95% è credito, corrisponde necessariamente ad un debito, ok? Ma c'è un ma. Questo debito andrà ripagato con gli interessi, ok? Ora, questo meccanismo veramente semplice da capire è il motivo per cui tutta la base di denaro circolante, la massa monetaria circolante, deve continuare a crescere, ok? Perché per ripagare quel debito di cui è composta,
dovrà crescere, visto che dovremo ripagarci tutti pure gli interessi. Okay? Ora, non sto a tediarvi oltre, però il concetto di base è che oggi pressoché tutta la massa monetaria circolante corrisponde ad un debito che va ripagato indietro con gli interessi. Okay? Questa cosa, vi cito una fonte rispetto a questa mia affermazione, che è l'ultimo libro di Richard Werner e Josh Ryan Collins, che ho avuto anche il piacere di conoscere a Londra, che si titola Where Does Money Come From? Da dove viene il denaro? È uscito a settembre di quest'anno ed è una delle pubblicazioni più complete uscite negli ultimi anni rispetto a questo tema. Ora, voi tornerete a casa stasera, ad esempio c'è sempre il mio amico qua, no? Che tornerà a casa stasera e incontrerà il suo suocero e gli dirà: caro, come si chiama tuo suocero? Non c'è un suocero, chiamiamolo Mario. Caro Mario, sai che oggi ho assistito a una conferenza a Verona, in centro, in un cinema, c'era sto ragazzo romagnolo qui, con questo accento romagnolo, che ci ha detto che la maggior parte del denaro non lo creano le banche centrali, ma le banche commerciali, come credito, cioè come prestiti, e lo fanno dal nulla. Ok? Ora, cosa vi dirà il suocero Mario? Non è vero, non è possibile. Cioè, io ho le banconote in tasca, c'è scritto banca centrale, cioè, non è possibile. Allora, il ragazzo romagnolo però ci ha fatto anche qualche altra citazione. Ad esempio, ha citato il caporedattore della sezione economia del Financial Times, che nel 2011 ha dichiarato: l'essenza del sistema monetario contemporaneo è la creazione di denaro dal nulla, dalle banche private, attraverso prestiti spesso sregolati. L'aggettivo originale era foolish, giusto? Io l'ho tradotto sregolati. Mario dirà, giornalisti faziosi, ma c'è uno che dice una cosa, uno che ne dice un'altra, io non mi fido, per carità, poi chissà chi era quel ragazzo romagnolo lì. Allora, vi cito quindi un altro esempio. Questo è un documento ufficiale, invece. È il bollettino trimestrale della Bank of England, il terzo del 2007, dove c'era scritto: il ruolo di gran lunga più grande nel creare la moneta circolante è ricoperto dal settore bancario. Quando le banche fanno prestiti, esse creano depositi aggiuntivi per chi si indebita. E Mario dice: ma il mondo è basato sui dollari, mica sulle sterline, che ci frega noi se la Bank of England dice questo, no? Però attenzione, perché anche se parliamo di dollari, c'è ad esempio un documento della Federal Reserve Bank di Chicago che si titola Modern Money Mechanics del 61, dove c'è scritto: l'attuale processo di creazione del denaro avviene primariamente nelle banche private, ok? E Mario dice: ma è un documento vecchio del 61, allora andiamo avanti. Comunque è stato aggiornato e ripubblicato nel 92, quindi comunque, comunque noi siamo in Europa, abbiamo l'euro, mica che ci frega dei dollari, lo so, gli americani, sì, Allora, per concludere, nell'eurosistema la moneta è creata primariamente attraverso l'estensione del credito bancario, le banche commerciali possono esse stesse creare denaro. Questo è un documento della Bundesbank intitolato Geld und Geldpolitik, qualcuno sa il tedesco? Io no, ma so che vuol dire moneta e politica del denaro. Okay? A questo punto il suocero del mio amico qua sotto, che gli dirà? Sei un comunista, okay, perché a quel punto gli argomenti sono finiti, oppure in alternativa sei un fascista, sei un anarco-insurrezionalista, sei un complottista / cospirazionista, ma quello che a me personalmente mi dà più fastidio quando mi dicono: gli altri ormai lo superate, però quando mi dicono sei un pessimista, però visto che quelli sono solo citazioni su dei libri, dei documenti, andiamo a guardare un po' di cose reali. Ad esempio, questa è la pagina di Wikipedia che descrive l'economia della Grecia, ok? Voi sapete che la Grecia è l'ultima della classe, ha creato un sacco di problemi all'economia mondiale, un sacco di paure, timori. Direi ha ragione. Il deficit del governo greco nel 2010 era del 26%, cioè il governo greco incassava 100, spendeva 126. Ovviamente il rating dell'agenzia di rating era il peggiore possibile, gli ultimi della classe, CCC meno, ok? Vediamo però il primo della classe, gli Stati Uniti. Io ho guardato gli stessi dati, sempre del 2010, ho verificato lo stesso
dato il deficit di bilancio del 2010. Allora, ho scoperto, cosa che nessuno mi aveva mai detto leggendo giornali, ascoltando televisioni, libri, che il deficit del 2010 degli Stati Uniti era del 59%, cioè loro hanno incassato 100, hanno speso 159, più del doppio della Grecia. Beh, indovinate qual era il rating dei titoli di Stato americani nel 2010? Che non è una risata, ma è appunto il miglior rating possibile. Allora, qui iniziamo a capire un po' di cose. Allora, intanto che non si capisce come fanno a dare il rating le agenzie di rating, e questo è un problema a parte. Però quello che iniziamo a capire è che il problema del deficit di bilancio degli stati è una cosa, io direi, strutturale forse, perché un deficit del genere non è che si fa per un anno, non è che quello è stato un anno sfortunato, ok? Infatti, se noi guardiamo un po' la storia, questa qui è l'andamento del debito totale degli Stati Uniti, non solo come governo, perché uno dice, vabbè, magari fa i debiti il governo, ma le aziende non li fanno. No, questo è il debito aggregato totale degli Stati Uniti, dal 1955 al 2010. Vedete che strutturalmente quel debito, cosa fa? La linea rossa? Sale, ok? È arrivato da 5.000 miliardi di dollari a superare i 55.000, quasi 60.000 miliardi di dollari. Quindi è chiaramente una tendenza strutturale, ok? Ora, tornando all'origine del mio discorso, abbiamo detto che tutto il denaro circolante rappresenta un debito. Deve continuare a crescere, perché per ripagare questo debito con gli interessi abbiamo bisogno di sempre più denaro, ok? Quindi l'economia che usa il denaro, anche lei deve continuare a crescere. Noi sappiamo che per far crescere l'economia chiaramente serve sempre più denaro, ok? Perché cresce il PIL? Come fa a crescere il PIL? Sicuramente se noi scambiamo più soldi più velocemente è un modo, ma deve crescere la quantità di moneta. Ora, un sistema del genere chiaramente si confronta con un limite strutturale, cioè se abbiamo visto il debito totale continua sempre a crescere, l'economia deve crescere costantemente per ripagarlo, c'è un problemino che io chiamerei pianeta Terra, cioè il pianeta Terra dove noi viviamo è uno, ok? Ed è anche limitato, quindi pensare di fare una crescita del genere costante e infinita sul pianeta Terra forse vuol dire confrontarsi con un limite strutturale. L'altro limite qual è? Che se noi continuiamo a far crescere il debito totale ogni anno con nuovo deficit, chiaramente la spesa per pagare gli interessi cosa fa? Aumenta. La spesa corrente, gli stipendi dei politici, magari la comprimiamo un po', ma la spesa per gli investimenti cosa fa? Cala, ok? Quindi, qual è l'altro limite strutturale di questo sistema? Chiaramente che se il debito continua a salire e noi dobbiamo pagarci gli interessi, prima o poi paghiamo solo gli interessi, ok? Ora, domanda velocissima. Come si chiama secondo voi il nostro tipo di sistema economico? Monetarismo? Economia di mercato, libero mercato, ma allora a me sinceramente di quello che pensate voi non mi interessa molto, quello che penso io è che secondo me questa cosa si chiama economia basata sul debito, ok? Ora vi chiedo, che fine può fare un sistema del genere? Allora, non lo penso solo io, sicuramente c'è anche qualcun altro, però sicuramente non farà una bella fine, ok? Ora la domanda da farci è, vogliamo noi fare la sua stessa fine, cioè essere sepolti sotto quel monte di debiti, oppure vogliamo scegliere noi magari di seppellirlo e inventarci qualcosa di nuovo? Ok? Ora, per farlo, torniamo un attimo al logo che io uso sul mio blog, che si pronuncia Caldari, ok? Definitivamente chiarito, Caldari Report con la K. Sul mio logo io ho lasciato questa scrittina che è sulle monete da un penny, We Trust, ok? Tutto il nostro sistema economico monetario e quindi le nostre vite si basano sulla fiducia che noi abbiamo nel denaro, ok? Quella fiducia oggi viene usata un pochino surrettiziamente, ok? Ma può essere usata anche in un modo molto più utile e sostenibile. Quella è l'isola di Guernsey, è tra l'Inghilterra e la Francia. All'inizio dell'Ottocento aveva un problemino serio,
ok? Avevo un debito totale di 20.000 sterline, su cui aveva delle entrate pubbliche statali, diciamo, era un comune piccolino, di 3.000 sterline l'anno, e aveva degli interessi sul debito da pagare di 2.400 sterline l'anno. Cioè, vuol dire che gli rimanevano 600 sterline per fare gli investimenti e pagarsi gli stipendi, non se li pagavano gli stipendi, ok? Quindi aveva un problema serio. Oltretutto aveva strutture pubbliche decadenti, il mare che gli erodeva la costa, quindi aveva un problema serio. Doveva inventarsi un modo per risolverlo senza chiedere altri soldi in prestito, perché altrimenti non sarebbe più riuscito neanche a pagare gli interessi, e senza far pagare altre tasse alla popolazione che era già con l'acqua alla gola, ok? Cosa fecero questi signori nell'isola di Guernsey nel 1816? Una cosa molto semplice. Presero dei pezzetti di carta, ci scrissero sopra one pound, una sterlina, stato dell'isola di Guernsey, ok? E li spesero, ok? Senza chiedere prestiti o cose d'altro. Presero dei pezzi di carta, ci scrissero sopra un pound e li spesero per far cosa? Per pagare le persone che erano disoccupate, per farle andare a tagliare degli alberi, a ricostruire la struttura del mercato, le barriere per il porto, e l'economia ripartì, ok? Ora, questa cosa viene definita The Guernsey Experiment, viene citata in vari documenti nei vari anni successivi, anche nel Novecento, qui ve ne cito tre ad esempio, e viene ricordata come la storia di un'isola, quella di Guernsey appunto, che creò la sua propria moneta senza costi per i contribuenti e stabilendo una comunità prosperosa, libera dal debito, prospera, anzi prosperosa è un'altra cosa, libera dal debito, ok? Ora, i signorotti all'isola di Guernsey avevano capito una cosa molto 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 semplice, che la moneta, che tutti noi siamo abituati a pensare, il denaro, come un mezzo per far cosa? Per scambiare del valore e per risparmiare del valore. In realtà ha un'altra funzione molto, molto, molto più importante, che è quella di stimolo alla crescita sociale, che noi misuriamo come crescita economica. Okay? Ora, perché questa cosa qui? Qui ci sono degli economisti, sicuro? Quanti economisti ci sono? Uno. Bene. Peggio per te. Allora, il discorso qual è? Che loro fecero questa operazione, stamparono decine di migliaia di pound, le buttarono sul mercato, comprarono del lavoro e non ci fu inflazione sull'isola. Ma come? Se uno stampa denaro, ne stampa di più, dal nulla crea inflazione, ok? Perché non ci fu inflazione? Per un motivo molto semplice, che lo investirono per fare delle cose utili, attività produttive, ok? Mentre cosa succede se voi stampate del denaro e lo usate ad esempio per rastrellare tutto l'oro che c'è sull'isola in modo che tutti lo cercano, nessuno lo trova e sono disposti a pagarlo di più e il giorno dopo lo vendete ad un prezzo più alto? Questa come si chiama? Chiaramente loro usarono quel denaro non per fare cose di questo genere, ok? Non per attività speculative. Ora vi faccio una domanda, il quizzone della mattina, giusto per svegliare quelli che già hanno segni di cedimento, figuriamoci alle 7 di stasera. Allora, domandona, che percentuale dei prestiti erogati dalle banche sono destinati ad attività produttive oggi? Allora? L'accendiamo? L'accendiamo? 8%. Questo ovviamente è riferito al mercato UK, il dato europeo è difficile un pochino da valutare, però citato da Ben Dyson alla conferenza di Londra a cui sono stato tempo fa, dove lui stesso, questo è Ben Dyson, di Positive Money, che ho conosciuto, veramente un ragazzo sveglio, okay? Lui ha citato anche il governatore della Bank of England che il 25 ottobre del 2010 ha dichiarato dei molti modi in cui organizzare il sistema bancario, il peggiore è quello che abbiamo oggi, ok? Non l'ho mica detto io sono pessimista, complottista. Ora, la questione è, ma come risolviamo questo problema che abbiamo oggi, cioè il debito che ci sta letteralmente inondando e sommergendo? Allora, la prima parte della soluzione che io descrivo sommariamente nelle mie conferenze è sicuramente fare come sull'isola di Guernsey, cioè interrompere il legame tra l'emissione monetaria e il debito, ok? Voi mi direte, ma cosa molto semplice, forse troppo semplice.
Quindi tu dici, facciamo una riforma monetaria, riportiamo la missione monetaria in mano allo Stato o a un ente pubblico, diciamo, no? Ma scusate, ma avete detto voi all'inizio che il denaro chi lo crea? La banca centrale. Cos'è una banca centrale? Un ente pubblico. Quindi io non sto altro che dicendo, no, vabbè, quello è un altro discorso. Però in teoria voi dovreste pensare che un ente pubblico, a me me l'hanno insegnato così, quindi io sto semplicemente dicendo, facciamo come tutti credevamo, e cioè riportiamo le emissioni monetarie in mano a un ente pubblico, in modo da interrompere il legame col debito. E voi mi direte, vabbè, però te ci dici queste cose, ma chissà se ci avrà pensato pure qualcun altro, no? Infatti, negli anni Ottanta, quando ancora circolavano le 500 lire, voi potevate notare una sostanziale differenza rispetto alle 1000 lire, e cioè sulle 500 lire c'era scritto Repubblica Italiana, biglietto di Stato a corso legale, mentre sulle 1000 lire c'era scritto Banca d'Italia. Ma qual è la differenza? Allora, le 500 lire con su scritto Repubblica Italiana venivano stampate dallo Stato e spese, non rappresentavano nessun debito, ok? Mentre se voi leggete banca, allora cosa fanno le banche? Domanda l'amico qua sotto. Cosa fa il tabacchiere, no, come si dice? Tabaccaio, scusate. All'angolo, cosa ti vende il tabaccaio? No, cosa? Cosa vende il tabaccaio? Cosa vende un droghiere? No, quello è lo spacciatore. Cosa vende il tabaccaio? Le sigarette, ok? Allora, quello che vi chiedo è, cosa vende una banca? Il credito, cioè il debito. Allora, se voi leggete banca, vuol dire che qualcuno ha venduto un debito a qualcun altro, ok? Quindi sta cosa qui si faceva, non me la sono inventato io, ma vi dirò di più. In Inghilterra il ragazzotto di Positive Money, Ben Dyson, ha raccolto un po' di documenti, ha scritto un bel libro, è riuscito a convincere due parlamentari inglesi, Michael Mitcher, laborista, e Steve Baker, conservatore, rispettivamente a sinistra e a destra, perché sono di sinistra e di destra, entrambi ad appoggiare la riforma monetaria proposta da Positive Money. Okay? Che cosa propone come primo punto? Esattamente quello che abbiamo detto, riportare l'emissione monetaria in mano allo Stato, ad un ente pubblico, non a Berlusconi o a Bersani, chiaramente, okay? No, per carità, ma ad un ente che sia in grado di valutarne l'impatto e farlo. Okay? Quindi questa cosa qui, questa proposta, è in mano a due parlamentari. Mercoledì scorso Ben Dyson e Josh, che è lo scrittore del libro che vi ho citato prima, hanno incontrato anche altri parlamentari in un incontro a porte chiuse nel Parlamento inglese, okay? Per proporre questa cosa. Ma non sono mica inventato io, da dove vengo io? Dalla Romagna, figuriamoci. Allora, ovviamente ci sono altri punti per una proposta di riforma monetaria che io propongo nelle mie conferenze come spunto di riflessione. Oggi non c'è tempo, ho già sforato di 2 minuti e 30 secondi e quindi per chi vorrà, eventualmente domani, se ci sarà tempo, all'incontro che proseguirà domani, potremo eventualmente approfondirli. Ora però, per concludere, vi cito un motto che a me piace molto: think global, act local. Cioè, abbiamo parlato di sto problema del debito, del sistema monetario a livello globale, però noi che possiamo fare qua? Allora, io con il mio amico Lore Prod, che è un artista e graphic designer romagnolo, con cui ci facciamo delle gran bevute, abbiamo creato un manifesto, ok? Questo manifesto cerca di fare quello che, secondo me, c'è bisogno di fare adesso, e cioè focalizzare l'attenzione sul problema e sulla soluzione, su una possibile soluzione, ok? Qual è il problema di oggi? Tutto il denaro oggi è debito, è emesso da privati, è gravato da interessi e può solo crescere. Cosa? Il denaro o il debito? È uguale, sono la stessa cosa. Okay? Cosa è giusto chiedere? È giusto chiedere di riportare in mano pubblica l'emissione del denaro che tutti noi usiamo. Il denaro è uno strumento, non un fine. Okay? Quindi vedete l'abbinamento archetipico di morte, vita, disordine, ordine, grigio, colore, insomma ci abbiamo lavorato un po'. Se qualcuno qua fa scienze della comunicazione, qui ci può scrivere una tesi, gli do una mano. Ok? Ora vi spiego anche per concludere cosa vuol dire quel colibrì là sopra nell'angolo. Ok? Vi racconto una storiella su un colibrì. Allora, c'è un grande incendio nella foresta, ma grande, eh? Tutti gli animali stanno sfuggendo, compreso il leone, che corre via dalla foresta, e mentre corre incrocia un colibrì che vola in direzione opposta con una goccia d'acqua nel becco.
Il leone lo guarda spocchioso e gli fa: ah, colibrì, te dove credi di andare con quella goccia d'acqua? Il colibrì lo riguarda serio e gli dice: non so voi, ma io faccio la mia parte. Grazie a tutti, con questo ho finito.